la più bella tra le poesie, chiaramente in vernacolo napoletano, ma sono convinto che tutti la comprenderete anche in questa lingua che ormai è diventata internazionale. Il titolo è A Croce, cioè la croce, e parla di un papà di famiglia che ha perso il posto di lavoro e disperato non sa come portare onestamente il pane a casa e un giorno, nel dramma della sua solitudine e disoccupazione, entra in chiesa. Non c'è nessuno, solo il crocifisso sull'altare. E allora inizia il suo dialogo con Gesù crocifisso e dice più o meno così: ma perché proprio a me, Signore mio, pesa troppo sta croce che mi hai dato? Ecco l'ho cato, l'ha giurtata, perché quel che mi hai dato tu, chi uno già faccia la sopportà. Sì, ne potesse avere una più piccerella, più leggera, ti ripeti, quella che mi hai dato tu, non già faccio più la sopportà. O Signore, a coppa a croce, le rispondette, ti voglio accontentare. Pigliai o puvori e la croce soia, e la posai a così, mi è zattantato, no mare e croce, non verneva mai, tutte le croce del mondo stanno là. E poi cercai, quelle che volevisse non trovai. Ma poi, improvvisamente, o chissà che, una, più peccerelle, l'avetta pare. L'aggio trovata, subito a Luccaia, mi scegli che stacca. O Signore crocifisso, in coppa a croce, si mettette a rire. E le ricette, ma non ci viri più, che stia a croce che hai portato tu? Tu te fa conto, te fa capace, che croce su per giù sono tutte uguali, ma sentimi a me, se accetta a croce tua, a così con me, te ro una mano, te manna la mamma mia, a Maronna, a porta insieme a te. Oh, come capisco nella semplicità di questa poesia, che la croce dobbiamo portarla tutti. È importante portarla con amore. Se scegliamo la testimonianza di Padre Pio, e concludo, rimaniamo incantati. Sì, perché è stato Cireneo che ha portato la croce dietro Gesù, crocifisso con il crocifisso. All'ombra della croce ha detto si impara ad amare, e al Calvario si incontrano gli amanti della croce, i veri amanti. Un uomo crocifisso, torturato dal nemico il diavolo, scarnificato dallo scalpello della croce di Cristo, crocifisso nel corpo e nello spirito, ha fatto della sua esistenza sofferta e sacrificata un dono di amore a Dio, un dono di servizio generoso ai fratelli da portare tutti in paradiso.